deseo agradecer a Sergio y Alejandro y la UAM por su invitación a participar en este seminario y al Instituto Italiano de Cultura por hacer posible mi llegada. En este año en que celebramos el año de Italia y América Latina. Pido disculpas, ahora termino de hablar español por su propio bien. Y confío en el apoyo de Alejandro en la traducción. Gracias. Bene, quello che oggi vorrei vedere insieme a voi è un tema che è molto importante ed è importante a livello internazionale ormai. La presentazione di oggi, che Alejandro dobbiamo essere molto rapidi ed efficaci, visto il tempo, è organizzata secondo questi temi. Prima vedremo brevemente qual è il quadro internazionale entro cui si colloca il tema dell'agricoltura urbana. Poi torneremo a Torino, dopo aver viaggiato torneremo a Torino, che è una città che per sua natura è dotata di ampissimi spazi verdi, ma su questo, sul tema del verde, ha investito molto delle sue energie e delle sue politiche. Pensate che Torino ha uno dei più alti standard urbanistici per quanto riguarda il verde per abitante di tutta Europa. Bueno, a ver rápidamente, así. Lo que se va a hacer también, lo estuvimos platicando con Francesca, yo creo que sí entienden un poco lo que está diciendo, ¿no? O sea, va a hablar lentamente para no estar traduciendo todas las palabras. Ella va a estar hablando, va a pasar los slides y, bueno, después voy a dar un resumen muy pequeño, pero realmente como habla Francesca y así, yo creo que se entiende bastante bien. Ahorita nada más comentó de que primero se va a hablar de la parte internacional y después referido a Torino, ¿no? Entonces, para hacerlo más breve. Adelante, Francesca. Sì, vedremo tre casi studio a Torino. Sono tre progetti che si sono realizzati e mi sembra importante raccontarli oggi perché sono tre progetti che sono progetti endogeni, cioè sono nati nella comunità, quindi non sono stati calati dall'alto, non top down, ma bottom up. Quindi sono cresciuti nell'ambito, nella comunità di riferimento. E li vedremo un po' insieme. Bueno, se va a hablar de tres proyectos, ¿no? Todos estos proyectos se han hecho dentro de la sociedad torinese, entonces vamos a empezar a hablar de esos tres proyectos en conjunto. Ok, allora, vediamo insieme brevemente qual è il quadro entro il quale possiamo parlare di agricoltura urbana, che è un fenomeno, direi ormai importantissimo a livello mondiale e internazionale, nato prevalentemente nei paesi in cui la necessità chiedeva un apporto dell'agricoltura alla sussistenza, ma che ormai nei paesi chiamati, poi dobbiamo ancora discutere su questo, sviluppati, quindi i paesi dell'Europa per esempio, sta prendendo una grande importanza. Il tema centrale l'abbiamo visto dal primo giorno con l'intervento di Roberto, ma anche molti altri, riguarda l'urbanizzazione. I dati ormai li conosciamo benissimo, li ha pubblicati le Nazioni Unite in diversi report. Ormai più del 50% della popolazione vive nelle città e in una prospettiva molto breve, il 2050, il 70% degli abitanti saranno abitanti nelle città. E naturalmente, come vedete nel grafico più sotto, questo coinvolgerà a maggior ragione le megacities, quindi ci sarà un aumento, se voi guardate alcune delle città citate qui sotto, non so se si riesce a leggere, però è abbastanza interessante, soprattutto il caso indiano di Delhi e Mumbai, nel 2050 la prospettiva e la proiezione di una crescita realmente preoccupante, ma molto molto forte. Non solo, che cosa succede in città? Succede che gli abitanti delle campagne o delle zone rurali o periurbane chiedono la possibilità, l'opportunità di vivere più vicino ai servizi e poter anche avere degli standard di vita degna.
è un fatto che l'agricoltura urbana coinvolge ormai un numero di persone molto ampio. Si immagina, si dice che oltre 800 milioni di persone nel mondo dipendono da cibo che viene prodotto nelle città. E che circa il 20% del cibo nel mondo è prodotto nelle città, proprio in ambiente urbano. Aggiungiamo un'informazione importante che riguarda le persone a basso reddito, quindi le persone in condizioni meno fortunate, più complicate, più critiche. Per loro, per gli abitanti delle città a basso reddito, il costo incide per dal 40 al 60% del proprio income, cioè del proprio salario, del proprio reddito. A partire da queste considerazioni c'è stato un grande sviluppo, e a partire anche dalla crisi che ormai si è sviluppata nelle città anche europee, e quindi all'incremento di iniziative che portano il cibo e la coltivazione del cibo anche nelle città, c'è stato un lavoro crescente di ricerca e di sistematizzazione delle opportunità, dei benefici, delle attività e degli attori che possono essere coinvolti in processi di agricoltura urbana. Voi vedete qui brevemente schematizzati quali tipi di agricoltura urbana sono più frequenti, quindi dai community gardens alle commercial farms, quali sono i benefici principalmente sulla salute, sociali, economici e sull'ambiente, quali sono quelli che vengono chiamati gli stakeholders, quindi tutti coloro che sono in qualche modo coinvolti, possono potenzialmente agire e beneficiare di progetti e processi di questo genere. Sì, oh, è già vero. Non entriamo nel dettaglio, ma allo stesso modo è stato sistematizzato per cercare di creare degli indicatori qual è l'impatto e qual è la relazione tra le attività e i benefici. Voi vedete in questa riga tutte le attività che sono connesse a progetti e attività appunto di agricoltura urbana e invece nella colonna i benefici che prima abbiamo citato. Cercando di sintetizzare, forse eccessivamente, possiamo dire che l'agricoltura urbana può essere applicata in alcuni casi. In qualche caso viene applicata, trova spazio per ragioni di ricreazione, di piacere, di svago. In qualche altro caso invece attiene a dei progetti che riguardano invece la sussistenza, quindi la mitigazione delle crisi. In altri casi invece proprio orientata alla produzione di reddito. Molto spesso i processi invece avvengono nell'intersezione di questi tre ambiti principali. Qui vi ho citato alcuni esempi che penso che conoscerete, che fanno riferimento a questi tre grandi ambiti. Il primo riguarda la sicurezza alimentare ed è il caso, per esempio, del grande successo, sviluppo che l'agricoltura urbana ha avuto a Detroit, ma nello stesso tempo e allo stesso modo in un angolo della terra completamente diverso, che è Nairobi, il Kenya, e nello slum di Kibera. La seconda categoria riguarda invece l'ambito più di ricreazione, di svago, e non so se qualcuno è stato a Berlino, però è il caso, per esempio, la seconda immagine del parco Tempelhof di Berlino, che era un aeroporto prima, e che è stato trasformato in un grandissimo giardino, parte del quale è dedicato all'agricoltura urbana, quindi alla coltivazione da parte di gruppi di comunità, fino a passare invece a esperienze decisamente più produttive, quindi orientate al market, al business, come nel caso di Brooklyn Grange Farm sulla destra, oppure della grande urban vertical farm di Singapore.
Bueno, aquí rápidamente hablo en el primero, yo creo que todos lo, ya leyéndote en el inglés no hay problema. La seguridad alimentaria es un proyecto del que hablo que se estableció muy bien en Detroit, en Quiberia, y el otro es más una parte de ocio, ¿no? De la segunda, lo que viene siendo la parte de recreación en Berlín, y el desarrollo económico ya en las otras partes también. Bene, torniamo a Torino, Alejandro. Adelante. Bene, come alcuni dati penso voi li ritroverete se ricordate la presentazione di Alejandro. Torino è una città che in questo momento è in una contrazione demografica. Ha, nella sua storia ha avuto invece dei periodi di grande espansione demografica legati a, direi, due grandi fenomeni migratori. Il primo è stato intorno agli anni 40, del 1940, quando la Fiat, la fabbrica di automobili, si è insediata a Torino. E Torino è diventata veramente la meta di moltissime famiglie, soprattutto dal sud Italia. E poi una seconda ondata dopo gli anni 60, quindi dopo il 1960, che prevede invece anche l'immigrazione da parte di altri paesi extraeuropei. Quello che mi interessava sottolineare, a parte farvi vedere la Mole Antonelliana, che è più alta del grattacielo di Renzo Piano, la sua localizzazione è proprio sotto le Alpi, quindi quello che vedete è una foto reale di una città che è stata la prima capitale d'Italia, quindi aveva anche una sua certa importanza storica. Ma che ha tutta una serie di altre qualità che hanno reso possibile poi la promozione di politiche, a mio parere, abbastanza interessanti. Una di queste è la politica sull'ambiente, sul verde. Torino ha circa il 16% delle aree verdi pubbliche sul totale, che è un dato abbastanza importante per una città europea, e per abitante 23 metri quadri di verde. È uno standard molto alto in relazione agli altri esempi europei. Cos'è stata Torino? Ho citato alcune delle cose che sono accadute in questo tempo. È stata, appunto, come vi dicevo, la prima capitale d'Italia, è stata la sede della Fiat, vedremo poi dopo meglio questo. È stata nel 2006 la sede dei Giochi Olimpici Invernali, che hanno trasformato la città. Nel 2008 la capitale mondiale del design, e ad oggi vanta la regione, diciamo, del Piemonte 4 siti UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Uno di questi, l'ultimo ad essere stato inserito nella lista, riguarda il paesaggio. Poi non posso non dire che a Torino ci sono due università, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi, che sono università considerate nei ranking delle università, università di grandissimo valore. Pensate che il Politecnico di Torino solo ha circa il 17% degli studenti provenienti dall'estero, quindi non italiani, che è una media molto alta rispetto ad altre università italiane. È un valore molto alto, credo il più alto in assoluto. Bueno, ahorita sí, rápidamente, un 17% de los estudiantes vienen del extranjero. La parte verde, habló también Francesca en general, que se está preocupando mucho la parte de... En Torino se están haciendo muchísimas nuevas reglas, donde incluso lo que decía ella, que es muy importante, pues es ese porcentaje de verde que le toca a cada habitante, ¿no? Y todo tiene que ver con las nuevas reglas y los nuevos proyectos que se han hecho en Torino, a partir también de lo que comentábamos ayer del 2006. Sí. Beh, questa foto ci tengo a farvela vedere perché racconta un po' com'è la città. La città di Torino è intanto attraversata da quattro fiumi, e questo vedremo dopo, è stato un elemento forte di valorizzazione della città. E il verde voi lo osservate, questo è il Lungo Po, quindi è tutto il parco del Lungo Po del Valentino. Quella che vedete è il Castello del Valentino, è stata una delle
residenze dei Savoia, quindi della Casa Regnante, ed è oggi la sede, fortunati noi, della Facoltà di Architettura. Quindi abbiamo il grande privilegio di lavorare in questo bellissimo spazio. Qui io non entro nel dettaglio, ma ho citato alcuni dei riferimenti, dei dati più importanti che riguardano il verde, dai grandi parchi fino agli orti urbani, che sono una realtà molto importante a Torino e che mettono in luce quanto in realtà questo aspetto sia principale, molto forte, preponderante per la nostra città. Quello che mi preme farvi vedere è un po'... Partiamo da questa immagine. Questa immagine voi vedete, sullo sfondo, se riuscite, ci sono alcuni dei più grandi e più belli luoghi legati di nuovo alla quella che si chiama la corona di delizie, cioè gli edifici che sono stati costruiti al tempo del re e che costituiscono una corona intorno alla città. Esto es un poco lo que presenta como fondo. Son todos esos edificios que tenían que ver con el rey, ¿no? El Palacio de Stupinigi, Venerea Real, etcétera, que son todos aquellos palacios que tenía el rey de Saboya y cómo están establecidos, pero en todos ellos había siempre esa preocupación por el verde. Sí, quello che poi vedete messo a sistema in questa immagine sono i quattro fiumi che attraversano la città e tutto il sistema di parchi, a partire dai giardini storici che sono nel centro della città fino ai parchi fluviali e ai parchi collinari. Voi pensate che più o meno dagli anni 70 ad oggi la superficie verde pubblica è aumentata a Torino da circa 4 milioni di metri quadri a 28 milioni di metri quadri. Quindi c'è stato veramente un progetto molto estensivo e molto importante. Quello che mi... Este dato es importante, del año 70 aumentó el verde de 4.000 a 18.000 metros cuadrados. Quello che è interessante, secondo me, sottolineare è che non sono stati progetti singoli, ma è stata un'ottica di sistema e con quest'ottica di sistema si sono progettati tutti gli interventi. Ecco. Tutti gli interventi. Vi volevo far vedere qui un po' citati i sistemi che vengono considerati quando si parla del verde a Torino. Naturalmente i due principali progetti sono Torino Città d'Acque e Torino Anello Verde. Immaginate, Torino Città d'Acque è un progetto che coinvolge tutte le sponde fluviali dei quattro fiumi di Torino per progettare e realizzare un unico parco lungo circa 70 chilometri, che sia un parco dove si può camminare, si può andare in bicicletta, si può percorrere, si può fare sport. Tutto questo dovrebbe connettere, e già si sta facendo, i quattro fiumi e le sponde dei fiumi. Bueno, a ver, rapidamente también, para que sepa un poquito, Torino, Ciudad de Agua y Anillo Verde. Lo que nos comenta Francesca es que en el primero, Torino, Ciudad de Agua, es donde confluyen los cuatro ríos y en esos cuatro ríos está haciendo el proyecto. Y después el siguiente es el del Anillo Verde, ¿no? Donde es un sistema de parques y de colinas que están conectados entre sí y con un anillo de más de 45 kilómetros de extensión. Adelante. Sí. Quello che vedete per esempio qui è un parco cittadino, il parco della Pellerina sta quasi nel centro di Torino, questo è il parco fluviale del Po e del Valentino e questa è una visione della città più dall'alto. Quello che vorrei sottolineare è che oltre ai sistemi che ho citato sono anche considerati importanti il sistema delle spine, quindi delle aree di trasformazione di cui parlava Alejandro ieri, e il sistema delle piccole aree urbane di quartiere. Quindi questa visione sistemica riguarda tutti i livelli, tutte le scale in cui il verde entra nella città, dalla piccola area di quartiere fino al sistema di reticolo che arriva ai parchi collinari. De lo che también es importante, e sta commentando Francesca, es de que todo es un sistema, ¿no? Lo que también se platicaba ayer. O sea, no son proyectos individuales, fue toda una integración de proyecto
el sistema de la espina, que es el sistema central, de donde venía la ciudad politécnica, los proyectos que estuvieron viendo ayer de transformación, y el segundo, el sistema de las pequeñas áreas urbanas de barrio. Entonces, es preocuparse desde lo que es la parte macro hasta la parte micro de la ciudad. Ok, dentro, all'interno di queste politiche per il verde, chiamiamolo dei parchi, delle aree verdi, piccole o grandi, c'è stato un progetto della città di Torino che è stato un progetto molto importante, strategico. Il suo nome è Torino, città da coltivare. E questo coinvolge il tema del cibo, di cui poi parleremo più avanti. Esatto. Torino ha investito, proprio la municipalità di Torino, su una strategia alimentare metropolitana. Significa che ha creato dei tavoli di lavoro coinvolgendo tutti gli attori del territorio, le aziende, la municipalità, quindi le imprese, le università, tutti gli attori del territorio, per scrivere il piano strategico della città fino al 2025. E dentro questo piano strategico c'è una asset principale che riguarda Torino, città capitale del cibo. Bueno, aquí también comenta que está ese eje estratégico de Torino capital alimentaria. Y bueno, esto se realizó en conjunto, volvemos a repetirlo, ¿no? O sea, donde participaban desde algunas, la sociedad en sí, con lo que vienen siendo igual las empresas, lo que viene siendo también la municipalidad. Entonces fue un trabajo en conjunto. Del resto, se voi conoscete Slow Food, Slow Food è nato proprio qui, da un'idea molto semplice, ma veramente intelligente, cioè recuperare il tema della catena corta, cioè del cibo a chilometri zero, e valorizzare tutti coloro che producono secondo alcune caratteristiche, secondo il rispetto per l'ambiente, alcune caratteristiche, in modo che si conoscano le eccellenze del cibo, cioè la produzione anche di piccoli alimenti che però sono molto importanti. Quindi una sensibilizzazione sul tema del cibo. E a Torino è nato Slow Food, ma è anche nata l'Università di Scienze Gastronomiche e poi le grandi, diciamo, eventi tipo Terra Madre o il Salone del Gusto, che fanno convergere su Torino ogni anno per tutti, prevalentemente direi tutti i paesi del mondo che sono interessati al tema del cibo e alla produzione. Cibo è comida, eh? Comida. Sì, no, è una pensare che è un cibo. Si es que vuol dire? Capretta. Capretta. Cibo è comida. Bene. Allora, ho imparato una cosa in più. Vabbè. Allora, questa strategia della comida ha coinvolto sia le aree fuori dalla città, dal centro della città. Facendo cosa? Dicendo, ci sono delle aree agricole nella periferia che sono troppo costose per fare la manutenzione. Allora, possiamo pensare di concedere agli agricoltori l'uso di questi terreni perché possano produrre degli alimenti. E quindi questa è la prima linea di intervento. La seconda invece è stata fatta dentro la città, in molti modi diversi. Per esempio, progettando degli appalti, non so se si dicono degli appalti per le mense concursos della scuola, mm-hmm, delle mense scolastiche, in modo che la comida nella scuola sia controllata e i bambini possano addirittura conoscere quello che mangiano. Bueno, de hecho aquí del proyecto que habla es también que es todo un sistema y aparte desde lo que decía ella, ¿no? Que ahí nació esta parte del Slow Food. Y que también a los niños se controla qué es lo que van a comer en lo que le llaman una mensa, que viene siendo un comedor, ¿no? El comedor de los niños. Y primero, cómo se vio este tema en lo que era fuera de la ciudad, apoyar a los agricultores y asimismo ya después llevarlo dentro de la ciudad, en el área urbana. Sí, adelante. Y promoviendo anche quelli que si chiamano i gruppi di acquisto solidale.
Sí, los grupos de adquisición solidaria. Son aquellos grupos que son apoyados, que no tienen una infraestructura muy grande y que, bueno, se les dé ese apoyo y pueden también ellos llevar su comida y venderla dentro de lo que viene siendo la parte urbana. Non solo, però per esempio delle famiglie, abitanti nello stesso, nella stessa casa, possono organizzarsi e acquistare dagli agricoltori del cibo controllato e riducono le spese perché lo acquistano tutti insieme e poi lo dividono. Ok, se ponen de acuerdo las familias para ir comprar con estas personas y les dan unos precios preferentes para que también la economía de la familia pues sea mejor. Del resto, e qui queste immagini sono di molto tempo fa, a Torino gli orti, come si dice? Hortalizas. L'hortalizas non sono una novità. Huertos. Huertos. Mm-hmm. Voi vedete, queste foto risalgono al dopoguerra, dove Torino, come moltissime altre città, ha sofferto la carenza di risorse, alimento. Di alimento. Mm-hmm. E cosa ha fatto? Ha trasformato una grande risorsa che aveva, cioè i parchi, le aree verdi, nella possibilità di nutrirsi. E quindi, voi ricordate che in una delle prime slide abbiamo visto il Parco del Valentino? Ecco, il Parco del Valentino è quello sulla destra, la prima foto sulla destra, che è stato completamente coltivato a patate per sfamare le persone. Bueno, acuérdense, chicos, que también, bueno, y chicos y grandes, que después de la guerra, pues Europa en general y el Torino no es una excepción, pues sufrieron mucho para la cuestión alimentaria, ¿no? O sea, la guerra, pues no permitía que se transportaran tantos alimentos, etcétera. Entonces, en la ciudad, dentro de la ciudad, se empieza a cultivar en lugares que a lo mejor no eran los más adecuados, ¿no? Como era el Parque del Valentino, se empezaron a cultivar muchas papas y así pasó con otras partes de la ciudad, como se ve después en el dopoguerra, después de la guerra, en estas fotos. Anche questi erano proprio gli orti di guerra. E sopra invece vedete la piazza che vi ha fatto vedere Alejandro ieri, che è la piazza Castello, mm-hmm. Quello è proprio il Palazzo Reale, e lì si trebbiava, non so come si dice, il grano, cioè si lavorava il grano. Ah, se trabajaba todo lo que eran los granos, está Piazza Castello arriba, y bueno, si ustedes ven ahorita esas fotografías, pues a mí las primeras que las veo son increíbles, porque uno ve estos lugares y son lugares que para nada se cultivan, o sea, es impensable que se cultivara. Quindi qui iniziamo a vedere una vocazione, già in questo caso costretta dalla necessità, però una vocazione di Torino agricola, anche dentro la città. Quindi andiamo a vedere brevemente questi casi studio. Vamos a ver unos casos studio ahora. Il primo caso studio si chiama Mira Orti. Mira Orti è un progetto nato nel quartiere di Mirafiori. Mirafiori nel 1936 era così, erano grandissimi, estesissimi campi non coltivati, e verdi, e che però poi nel 1940 succede questo. Arriva la Fiat, che è stata inaugurata nel 1939 da Mussolini, in mezzo a molte polemiche, e questo è uno stabilimento che allora era il più grande del mondo, lo stabilimento industriale più grande del mondo. Pensate che la superficie è di 2 milioni di metri quadri, ci sono all'interno della fabbrica 20 chilometri di linee ferroviarie e 11 chilometri di strade sotterranee. È una città praticamente. 20 chilometri di linee ferroviarie sono dentro di lo che era Mirafiori. ¿Y la parte subterránea cuántos comentabas? 20 kilómetros de parte sotto, 11 kilómetros. 11 kilómetros de pues, calles subterráneas, ¿no? Dentro de esto que fue considerada, bueno, en su momento fue la fábrica más grande del mundo. Y lo increíble es, pues primero se ven las fotografías donde no había nada. Ahora Mirafiori, como ya lo habíamos comentado también el día de ayer, pues bueno, ya se está buscando y se va a hacer un proyecto ahí del que va a hablar también después Francesca. Pero bueno, es una extensión muy muy grande, ¿no? La que se estaba ocupando también para eso. ¿Voi pensate cosa significa in un luogo vuoto
l'arrivo di una cosa di questo genere, che ancora oggi è la fabbrica più grande d'Europa. Voi vedete qui, per esempio, in questo angolo iniziate a intravedere le case. Queste case sono state costruite in prefabbricazione pesante nell'arco di pochissimi anni, proprio perché dovevano ospitare molto velocemente tutti gli abitanti, tutti i lavoratori della Fiat che venivano dal sud dell'Italia. Todas esas partes son las casas que se hicieron, pues hicieron muy rápidamente con elementos prefabricados. Y bueno, era para toda la gente, ya también lo que se había comentado un poquito, de la gente que venía del sur y a trabajar en lo que era la Fiat. Questo è un po' una foto che ci racconta negli anni 60 com'era Torino. Torino, vedete, aveva delle moltissime case popolari, quindi di edilizia economica popolare, costruite velocemente, costruite con delle dimensioni tali da dover ospitare delle famiglie molto numerose, perché dal sud Italia arrivavano famiglie con 4-5 figli. Quindi mediamente ogni unità abitativa sono circa 100 metri quadri. Sí, incluso eran departamentos muy grandes, porque llegaban familias muy grandes del sur a vivir ahí a Torino. Cada departamento, imagínense, ya estamos hablando de popular, eran 100 metros cuadrados de construcción. O sea, bastante grandes. Però guardate qui, è interessante quello che capita anche qui. Questi sono orti. Perché? Perché molte delle famiglie che venivano dal sud Italia portavano con sé il loro modo di vita. Quindi abituati a vivere su altri tipi di spazi, a coltivare la terra, portati a Torino a lavorare in modo alienante nell'industria, tentavano di riproporre quello che era il loro modo di vita nel loro precedente stare. Sì, de hecho, quando llega la gente del sur, también aquí hay una cosa curiosa. Empiezan ellos a tratar de traer su modo de vida, ¿no? Tenían sus casas en Torino, etcétera, pero empiezan a poner también sus huertos, como lo hacían en el sur. Y es que en el sur, como ya lo hemos mencionado, es muy diferente la parte sur a la parte norte italiana, pero bueno, la gente que llega de Sicilia, de otros lugares del sur, trata de, pues, de traer también sus costumbres a Torino. Si racconta che gli abitanti di Torino originali erano rimasti sconvolti perché le persone immigrate dalla Sicilia, dal sud Italia, si diceva, non si sa se sia vero, che coltivavano i pomodori nella vasca da bagno. Se decía che los che llegaban del sur coltivaban los jitomates dentro de la tina de baño, ¿no? Entonces la gente del norte pues se quedaba, o sea, estaba muy impresionada porque veían que realmente los del sur traían sus costumbres, pero eso era muy curioso de cultivar. No se dice si es cierto, era un dicho que se decía, pero que cultivaban los jitomates dentro de la tina de baño. Cos'è oggi però Mirafiori? Oggi Mirafiori si presenta più o meno così. Cos'è successo nel frattempo? Sono successe molte cose, ma due sono quelle più importanti. La prima è che la produzione della Fiat non è più lì. Quindi da oltre 50.000 persone che lavoravano nella Fiat, oggi non ce ne sono 5.000. De 50.000 persone che trabajaban, ora non sono i 5.000, no? E questa è una foto dell'attualità. Quindi c'è un patrimonio edilizio consistente che a oggi non è più adeguato a quello che capita oggi. Molte delle famiglie che non lavorano più qui sono andate via, spesso in queste case abitano delle persone anziane, una, due, in alloggi, in abitazioni troppo grandi per una o due persone. Y esto pues trajo una transformación, ¿no? Y es un problema que existe ahora, que existe una persona anciana que está sola y vive en lo que decíamos, ¿no? Ya departamentos de 100 metros cuadrados, algunos están vacíos, entonces esto es la problemática que generó en la actualidad. Però nello stesso tempo questa è stata una grande opportunità, perché, e lo vedremo dopo, che tra pochissimo cosa è successo. Nel mismo tempo ora ya hay una nuova opportunità e ahorita lo vamos a ver. Queste sono foto di oggi, sono foto di orti illegali, orti abusivi, chiamiamoli così, che crescono in mezzo al quartiere, cioè non proprio in mezzo al quartiere, ma in qualche modo, in modo facilmente raggiungibile rispetto alle abitazioni, alle case. Esos son huertos ilegales que han crecido.
Questo che cosa, qual è il quadro che ci troviamo oggi a vivere? Certamente un quadro di grande degrado. Molti di questi orti abusivi sono stati realizzati lungo il Sangone, che è uno dei fiumi di cui parlavo prima, e quindi si trovano in luoghi che non sono sicuri, tra le altre cose. Estos huertos abusivos pues se encuentran en lugares que no son seguros, ¿no? Como es este río Sangone también. Però c'è una fortissima resilienza e resistenza da parte delle persone che sono persone anziane, soprattutto, come vedete, che sono molto attaccati a questa attività che loro svolgono. E il numero degli orti, 1000, ci racconta qual è la dimensione di questo fenomeno. Entonces este problema pues podemos verlo, son 1000 huertos ilegales, la gente está pues muy acostumbrada, ¿no? De hecho no quiere dejarlos y es de lo que se va a tratar ahorita en el proyecto del que va a hablar que se hace. Quindi qui iniziamo a entrare nel progetto Mira Orti. Allora, di fronte a questa situazione, che cosa succede? Ci sono tre grandi categorie di attori, che sono gli attori, come chiamarli, portatori di interesse su quel territorio. E sono, una, la municipalità. Poi ci sono gli ortolani, cioè le persone che coltivano. E poi ci sono i cittadini che abitano il quartiere. Allora, la municipalità, l'approccio della municipalità, quale potrebbe essere? Demolire e riqualificare. Bueno, lo que haría el sindaco, en este caso el gobierno, es demolire. Rimuovere. Sí, demoler y volverlo a hacer, ¿no? Però nello stesso tempo chi coltiva resiste, perché vuole continuare a poter svolgere quell'attività. Tra l'altro la produzione di comida è molto importante anche nella loro economia familiare. Tenete conto che gli abitanti di Mirafiori sono tra i più anziani, l'età media è tra la più alta di tutta la città. En esta parte, nel barrio de Mirafiori, pues la edad media es gente muy anciana la que vive en este lugar, entonces están muy acostumbrados a ellos cultivar sus. Però c'è una terza categoria che entra in conflitto e sono i cittadini. E i cittadini chiedono spazi. Los ciudadanos. Dicono, questi sono spazi pubblici e quindi sono spazi che sono anche nostri. E quindi chiedono in qualche modo un intervento. Sí, entonces existe ese problema entre los ciudadanos que pues dicen pues es nuestro territorio etcétera y quieren que se haga algo respecto a ese problema. Cosa fa Mira Orti, che è un progetto nato proprio a Mirafiori? Prova a immaginare un altro tipo di intervento e dire io provo a negoziare, a mettere intorno al tavolo tutte queste tre categorie di portatori di interesse e provare a vedere se non si riesce insieme a trovare una strategia di azione. E questo cosa implica però? Implica che la municipalità deve condividere quali sono i suoi progetti sul territorio. Le persone che coltivano gli orti devono accettare di avere delle regole che tutti possono condividere e i cittadini devono accettare che gli spazi possano essere condivisi. Entonces aquí ya lo que vemos pues ya es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo entre lo que viene siendo la municipalidad, los que siembran y los ciudadanos. Entonces el municipio dice vamos a hacer esto, la gente que cultiva tiene que estar de acuerdo y los ciudadanos tienen que estar de acuerdo. Entonces, con este proyecto ya se mete en acuerdo todas estas ideas. Es una óptica, como se dice, win-win. Cioè, ognuno debe ceder una cosa, ma ottiene un beneficio. En una óptica que sea de sostenibilidad social, económica y ambiental. ¿Cómo han realizado este proceso de condivisión? L'hanno fatto attraverso l'azione sul territorio, vedete con i bambini, con le persone che coltivano, con i cittadini, attraverso molte azioni con la comunità. L'hanno fatto attraverso un'analisi sociologica, quindi con questionari, con interviste, con dialoghi insieme alle persone, ai coltivatori. E l'hanno fatto attraverso un progetto vero e proprio di trasformazione, che ha l'obiettivo di trasformare orti abusivi, anche progettati e realizzati in condizioni non salubri,
in luoghi organizzati dove si può condividere e dove le persone che coltivano concedono dello spazio anche ai cittadini che vengono e trovano quello uno spazio di socialità. Y bueno, aquí ya se ve la diferencia, ¿no? El antes y el después, de cómo antes incluso estos terrenos eran insalubres incluso, ahora estos terrenos, incluso también la gente que cultiva, parte de esos terrenos los cede también a los ciudadanos, que pueden también hacer otras funciones, pero ahora ya hay un acuerdo entre ambos. Naturalmente, il progetto Mira Orti ha previsto uno studio di fattibilità economica che ha messo a sistema che cosa? Il budget disponibile, le risorse presenti sul territorio, l'investimento necessario per operare il progetto in un piano che dura 5 anni e che si svolge lungo un certo arco di tempo. Che cosa è emerso da tutto questo? Che l'intervento proposto dal progetto Mira Orti prevede addirittura un risparmio rispetto all'intervento standard che avrebbe top down operato la municipalità. Ma questo perché? Guardate qui sotto. Perché mettendo d'accordo gli attori e coinvolgendoli nel processo, la città riduce drasticamente i costi di gestione. Questo è il punto centrale di tutto questo, ma nello stesso tempo si producono anche occasioni di aggregazione sociale su quel territorio e si diminuisce il conflitto. Ok, bueno, esta imagen es muy clara, ¿no? O sea, se ve al final cuál es el beneficio cuando se hace con el sistema estándar y con el sistema Mira Orti. Y bueno, se ve un ahorro del 60% y sobre todo, como decía Francesca en la parte de abajo, pues es un ahorro total respecto a las hectáreas. Non solo, però tutto questo a cosa ha dato vita? Ha dato vita a un progetto che può essere scalabile e replicabile, perché la realtà degli orti è ben più grande di quella di Mirafiori, coinvolge tutta la città di Torino, ma coinvolge anche molte regioni dell'Italia. Guardate anche i numeri degli allotment illegali e del numero di persone coinvolte in attività di questo genere. Per cui l'importanza di questo progetto è stato anche mettere a punto una metodologia che può essere replicata in altri contesti. Bueno, esta importancia se ve claramente, ¿no? O sea, se replicó en otros lugares de Torino, no es solamente Mirafiori, en Italia, y bueno, ahí las cifras nos dan los beneficios también que se pueden lograr, porque al final no es solamente Mirafiori, ¿no? Questo è il team di progetto, ci tengo a farvelo vedere, è un team multidisciplinare, c'è un architetto del paesaggio, un sociologo, un agronomo, tutti loro sono di Mirafiori, sono persone che fanno riferimento a una fondazione di comunità e quindi lavorano su quel territorio con gli abitanti in modo, secondo me, molto virtuoso. Il secondo progetto che voglio farvi vedere non è nelle aree periurbane, ma è dentro la città. E secondo me può essere interessante laddove si pensa a progetti in luoghi urbani ad altissima densità. Este segundo proyecto es bastante interesante. De hecho, estábamos platicando un poquito el día de ayer, e incluso está en las ciudades como Ciudad de México, que tiene sus techos planos. Ahorita vamos a ver este nuevo proyecto. Il progetto si chiama Orti Alti e un po' lo immaginate che cos'è, lo vedete dalla fotografia. Questo è il tetto di un edificio industriale abbandonato che poi è stato acquistato da degli architetti, da uno studio di architettura che ne ha fatto il suo studio, ma poi non si è fermato qui. Ha pensato, visto che l'abitazione intorno era anche un buon progetto di co-housing, ha pensato di realizzare questo orto sul tetto e poi adesso vi dico meglio. Questa è la storia di questo progetto. Il progetto è nato nel 2010 in modo molto... le ragazze anche, perché è un progetto femminile, devo dire, sono due architette molto, molto in gamba. Este proyecto nació de dos arquitectas, ¿no? Que son muy buenas. Que son tra le titolari dello studio di architettura
sotto questo edificio, hanno progettato quell'orto che avete visto e l'hanno chiamato Our Secret Garden, pensando di realizzare un orto coltivato da loro e dagli abitanti del palazzo in co-housing, dividendo i benefici dei prodotti coltivati, ma un po' così come un esperimento. Ma non avrebbero mai immaginato che tutto questo avrebbe portato in quel luogo, e quel luogo lì è un quartiere di Torino, nel centro di Torino, si chiama il quartiere di San Salvario, è un quartiere vicino alla stazione, il quartiere, diciamo, dove si concentra la maggior parte dell'immigrazione da paesi extraeuropei a Torino, ed è un quartiere da un certo punto di vista molto problematico. Sono arrivati giornalisti, TV, e hanno questo progetto, nato in modo molto quasi semplice, ha avuto un'attenzione internazionale molto ampia, e di lì è partito il loro, diciamo, il loro percorso. Bueno, este proyecto nació así como muy casualmente por estas dos arquitectas. Ellas no se imaginaban que iba a tener el éxito dentro de la localidad. Nació en el barrio de San Salvario, en el centro. El barrio de San Salvario, pues, se caracteriza por toda su, sobre todo hay una gran migración, ¿no? Existe mucho lo que son, es un barrio de extranjeros, y bueno, pues hizo, fue un suceso para ellos, porque llegó también gente de la televisión, etcétera, y no se esperaban que tuvieran el éxito que tuvieron. Bueno, brevemente, il progetto è stato poi approfondito insieme all'università. È stato oggetto anche di un confronto europeo, e adesso oggi è un'associazione e una startup che è nata proprio da questo gruppo di architetti, e nel 2015, proprio recentemente, qualche settimana fa, ha ricevuto il primo premio del Padiglione Italia di Expo 2015, Woman for Expo. Bueno, este dato es importante, el del 2015 recibió un premio para el pabellón italiano, siempre de lo que estuvo hablando ayer de Milán 2015. Il progetto che loro propongono parte da questo concetto. È possibile pensare a un dispositivo che comprenda il tetto verde, la parte coltivata, quindi i prodotti dell'agricoltura, e le persone che abitano. È stata fatta un'analisi di tutti i beneficiari, quindi dalla scala più grande fino agli occupanti dell'abitazione e ai possibili investitori. E parte anche da una constatazione molto chiara. Il 60% almeno degli abitanti vive nelle città, e molto spesso, a Torino perlomeno, il 20% delle coperture sono coperture piane, inutilizzate. Bueno, aquí estos dos datos son importantes, ¿no? El 20% son, sobre todo, techos inclinados, ¿no? ¿O le regresas una? ¿Le puedo ir a andar de dietro una? Sí, solamente contamos con el 20% de techos planos, ¿no? Entonces, realmente allá en esos pocos techos planos que los tenemos, es donde los están utilizando. La mayoría, como se ve en la fotografía, pues son techos inclinados. Però il 20% in realtà è un numero abbastanza grande, perché coinvolge anche i supermercati, le scuole, edifici pubblici, non solo le case. Quindi questo è il grande potenziale. Il gran potenziale è che non sono solamente case, sino in ese 20% pues están centros comerciales, otro tipo de escuelas, eccetera. Quali sono i vantaggi, i benefici di questo progetto? Beh, intanto, e questo proprio è un... voi che siete architetti capite bene quello che è scritto qui. No, voi, noi che siamo architetti, capiamo bene cosa c'è scritto qua. Sono studi che sono studi ben conosciuti. Il creare un tetto verde coltivato contribuisce per il 35% all'assorbimento delle acque piovane, dà un indubbio effetto sulla riduzione dell'isola di calore nelle città ad altissima densità. Reduce l'effetto invernadero, il 35% per absorbere le aguas de lluvia. Contribuisce al miglioramento della qualità dell'aria. Riduce il carico termico sulla soletta, perché di fatto è un elemento che è di grande inerzia termica. E anche agisce sull'assorbimento acustico. Sí, sobre todo la parte de, como dice ahí, menos 20 grados,
reduce lo que viene siendo el calor sobre el techo y bueno, también baja en menos 50 decibeles lo que viene siendo el absorbimiento acústico. Quali sono i benefici sociali? Non sono meno importanti. I benefici sociali sono abbastanza chiari. Ci sono vegetali prodotti a consumo di chi li coltiva, a chilometro zero, cioè il 100% di questi a chilometro zero, e una riduzione di conseguenza dell'impronta ecologica considerevole. E logicamente, pues bueno, il 100%, come dice ahí, de... el aprovechamiento que nos puede, nos tiene que transportar, ¿no? Ni nada, estás ahí en la, tu misma casa, tienes tus alimentos. Naturalmente nel valutare tutta questa ipotesi di intervento è stato fatto anche una considerazione sul ritorno sugli investimenti. Nel caso di Torino si è stimato che c'è circa di un 15% l'aumento del valore immobiliare, perché di fatto si tratta di una riqualificazione dell'edificio. Si riduce abbastanza sensibilmente il consumo energetico e il consumo per raffrescamento, e secondo le leggi italiane, che sono queste, ma in realtà queste esperienze non sono in altri paesi europei, sono forse ancora più avanzate perché pongono meno limitazione sul consumo e la vendita di ortaggi prodotti sui tetti, però un ammortamento di 8 anni dell'investimento e il 65% delle detrazioni fiscali. Bueno, aquí habla también, nos comenta rápidamente Francesca, que Italia pues está detrás de varios países europeos, ¿no? Respecto a estas leyes para... Francia, por ejemplo. Francia es más alto. Queste sono alcune immagini della realizzazione, tra l'altro un ambiente molto bello, completamente... molto piacevole, organizzano spesso dei corsi anche per i bambini, dei corsi di giardinaggio, cioè è un luogo che è diventato un luogo pubblico questo, di fatto, anche. I partner nel tempo sono aumentati, perché ovviamente oltre all'associazione e alla startup Orti Alti si sono uniti naturalmente il mondo dell'università e della ricerca, che ha accompagnato gli studi e le analisi, la European Investment Bank e tutta una serie di organismi che hanno lavorato, hanno dato un supporto o daranno un supporto per la realizzazione futura di questo possibile intervento, che parte dalla progettazione, l'accompagnamento sociale, la realizzazione, la ricerca e la creazione di network sociali sul territorio. Cosa li aspetta nel prossimo futuro? Nel prossimo futuro inizierà a brevissimo un intervento su un edificio pubblico, quindi la vera e propria sperimentazione, la sfida è la scalabilità anche di questo intervento, passando da un edificio privato, comunque di abitazione, a un edificio pubblico di altre dimensioni, in cui si immaginerà non solo la parte, diciamo, hard, quindi come si progetta, come si realizza l'orto didattico, l'orto produttivo, ma anche come coinvolgere tutti i possibili attori, interlocutori in un processo di gestione di questo spazio. Bueno, ahorita el reto es ahora cómo pasar del privado al público, ¿no? Ya en superficies más grandes, en edificios más grandes, y dentro de esto, pues tomar en cuenta a toda la gente que está participando dentro de ese edificio, en este caso, ¿es una escuela o qué es? Questo è un edificio, un centro, diciamo, di potremmo definire un centro comunitario, un centro di attività comunitaria. Un altro intervento che prossimamente sarà fatto sarà proprio sulla copertura di un supermercato, proprio per sperimentare anche lì una possibile relazione. Questi sono, se volete, siete curiosi di vedere di più del loro lavoro, questo è il loro sito web, dove c'è molta documentazione, molta più di quella che vi ho dato io. Il terzo e ultimo progetto, brevemente, è un progetto a cui io tengo molto, è un progetto che si è concluso, è un concorso di architettura per studenti, e non so se qualcuno di voi abbia partecipato, che se vedete dal titolo, no? È un po' provocatorio, Turn to Green o Turing to Green. Bueno, aquí va a hablar de un concurso, pregunta que si alguno de ustedes participó,
porque bueno, pues es un proyecto que se hizo, un concurso que se hizo a nivel mundial, donde participaron varias muchas universidades del mundo. Guardate che bello, questo logo dove c'è la sagoma della Mole Antonelliana e la zappa del... Comunque, questo è stato un progetto che abbiamo organizzato insieme alle Nazioni Unite, all'agenzia UN Habitat, proprio in un'ottica di ripensare al futuro delle città in modo sostenibile, a partire dall'agricoltura urbana. L'abbiamo fatto rischiando moltissimo nell'area di Mirafiori. Abbiamo proposto agli studenti di tutto il mondo, perché questo concorso è stato lanciato a livello mondiale, di lavorare su un'area di nuovo di Mirafiori. Nell'area dove lavorarono, dove si hizo il concorso, il terreno che si dio fu in Mirafiori anche. Vedete, questa è l'area centrale di Torino, la stazione di Porta Nuova, questo è lo stabilimento della Fiat che avete visto prima e questa è l'area di concorso, più da vicino. Attualmente quest'area ospita il parcheggio delle auto che vengono prodotte dalla fabbrica, dalla Fiat. Bueno, en ese terreno pues, está el estacionamiento de los coches que vienen fabricados de la Fiat. Quello che è interessante è che tutta questa parte, qui ci sono le residenze popolari che avete visto prima. Las casas populares. Quello che è un elemento di progetto molto interessante è questa separazione, è un muro continuo lungo chilometri, altissimo, che impedisce a chi vive qui di vedere che cosa succede qui. Ed è vissuto dalla popolazione come una barriera fisica e visiva molto importante. Bueno, uno también, parte de los requisitos eran, hay un muro ahí que divide totalmente y no permite pues el contacto, ¿no? Entre las dos partes, y fue una de las partes también que se pusieron para lo del concurso, como un requisito. Cosa abbiamo proposto agli studenti? Abbiamo proposto di lavorare su questo spazio immaginando di integrare l'agricoltura con l'abitazione in percorsi che siano percorsi fruibili, in progetti che possano produrre del reddito e produrre nuova occupazione, nuovo lavoro e attrarre nel quartiere delle popolazioni più giovani, delle famiglie più giovani che possono in qualche modo ridare un'identità diversa a Mirafiori. Bueno, y ahí uno de los requisitos también era que tenían que estar habitación, agricultura juntos, pero que el proyecto fuera interesante, que también le diera una nueva cara al barrio de Mirafiori y que, bueno, también tuviera sus beneficios económicos. Beh, la risposta, noi eravamo molto preoccupati, è stata realmente eccellente, hanno risposto più di 800 studenti provenienti da 41 paesi del mondo, per oltre 100 università e davvero questi vedete sono tra l'altro la partecipazione al Messico è stata molto consistente, quindi per questo vi chiedevo a qualcuno di voi se era stato coinvolto, ma vedete praticamente tutti i paesi del mondo sono stati si sono presentati con delle idee che è molto interessante vedere l'approccio diverso di ciascuno. Scorro velocemente i progetti, vedete gli approcci molto diversi, qualcuno che riprende l'immagine industriale ma la fa diventare un percorso pedonale, rende più piacevole l'intorno, qualcuno che ripropone modelli di decrescita, quindi molto low cost, fino a proprio all'eccesso, progetti che ripensano al recupero degli edifici industriali, allo smontaggio degli elementi costruttivi, gli elementi come possibili mercati appunto di elementi già usati, utilizzati, fattorie verticali, integrazione con tutti il tema dell'energia e quindi tutte le possibilità per rendere autosufficiente questo distretto. Questo progetto viene dal Brasile e si vede molto l'approccio e la visione, sì, certamente. E questo, insomma, sul sito ci sono tutti i progetti e può essere interessante vederli. Io con questo vi ringrazio, vi lascio con due appuntamenti. Il primo è a settembre. Hai due citas importantes, dice. Ed è il settimo congresso delle scuole di pianificazione, School of Planning, e il tema di quest'anno è proprio Sustainable Food Planning, quindi progettare dentro la città, Farming Cities. Il secondo invece sarà nel 2016 e sarà il congresso mondiale del paesaggio in cui Torino è stata candidata e ha vinto la possibilità di ospitarlo,
tutte queste cose confermano l'impegno della città sul fronte della connessione sempre più stretta tra cibo e città, tra agricoltura, cioè tra comida e città. Comida. E tra agricoltura e città. Grazie moltissimo della vostra attenzione.